Buongiorno e benvenuti al TG 2000, vediamo subito i titoli di questa edizione. Inclusione e spalancare le braccia per accogliere senza escludere, così Papa Francesco nell'udienza di questa mattina in Piazza San Pietro. A un anno dalle stragi di Parigi che causarono 130 morti, riapre il teatro del Bataclan con un concerto questa sera di Sting. Nella prima intervista televisiva Donald Trump smorza i toni rispetto all'agenda elettorale, ma continuano le proteste in alcune città degli Stati Uniti. Un anno fa le stragi di Parigi con una serie di attacchi terroristici di matrice islamica sferrati da un comando armato, almeno 10 persone fra uomini e donne, responsabili di 3 esplosioni, lo ricorderete, nei pressi dello stadio di Parigi e di 6 sparatorie in diversi luoghi pubblici della capitale francese, fra le quali la più sanguinosa è quella avvenuta presso e dentro il teatro Bataclan, dove morirono 93 persone. Un anno dopo il teatro riapre questa sera con un concerto di Sting. Silvio Vitelli. Moment où les explosions retentissent. Stade France un anno fa, Stade France ieri sera. Un minuto di silenzio ha aperto il match della nazionale francese per commemorare le vittime degli attentati del 13 novembre 2015. Siamo ancora di fronte a questa minaccia, commenta il presidente Hollande. I francesi hanno paura, certo, tutti noi ci pensiamo ogni secondo, ma dobbiamo agire. Abbiamo preso delle misure e le stiamo rinforzando giorno dopo giorno, proteggendo la nostra libertà, ma non siamo più gli stessi di prima. Dobbiamo essere ancora più forti. Bataclan un anno fa, Bataclan oggi. La sala concerti, che fu teatro della strage principale, dove morirono 90 delle 130 vittime totali, riapre i battenti questa sera. Abbiamo cambiato tutto, ma è lo stesso Bataclan di prima, racconta il capo della società proprietaria del locale. Abbiamo lavorato per far sì che mantenesse la stessa anima, con la stessa gente. Sarà Sting ad inaugurare la nuova vita della sala concerti. Speriamo, ha detto il cantautore britannico, di rispettare la memoria, ma anche l'amore per la vita di quelle vittime. Non dobbiamo mai dimenticarle. L'incasso sarà devoluto a 2 fondazioni impegnate nell'assistenza ai superstiti. Si riparte dunque da dove ci si era fermati, dalla musica rock. E domani, mentre si scopriranno targhe e si elencheranno i nomi di tanti giovani uccisi, al Canal Saint-Martin, luogo di ritrovo cult dei ragazzi parigini, si accenderanno migliaia di lanterne. Una candela, dalle finestre di tutte le case di Francia, dovrà essere il simbolo del ricordo e della vita che riprende. Ultima udienza giubilare per Papa Francesco questa mattina. Il Papa ha sottolineato un aspetto importante della misericordia, ovvero l'inclusione, e ha ricordato la misericordia è un modo di agire e uno stile con cui cerchiamo di includere nella nostra vita gli altri, evitando di chiuderci in noi stessi e nelle nostre sicurezze egoistiche. Ma colleghiamoci allora con Piazza San Pietro, dove c'è Paolo Fucili. Paolo, buongiorno. Buongiorno a te Leonardo, ai nostri telespettatori. Sì, dicevi, ultima udienza giubilare, queste del sabato. Sapete, in occasione del giubileo il Papa ha voluto aggiungere una volta al mese un'udienza al sabato, ma il giubileo sta per chiudersi. Sapete, questo avverrà ufficialmente domenica 20 novembre con la chiusura della Porta Santa qui in San Pietro alle mie spalle. Dunque, presenti oggi all'udienza 30.000 fedeli, tra loro circa 8.000 pellegrini portati dalla Coldiretti, riconoscibili dal giallo dei cappelli, delle bandiere, e poi 4.000 dipendenti dell'ANAS. C'erano anche 500 volontari del giubileo, a cui, di varie nazioni, a cui Francesco ha anticipato un grazie molto cordiale per l'opera prestata in quest'anno. Tema la misericordia, tema della catechesi, che dice Francesco significa anche inclusione. Dio non esclude nessuno dal suo disegno di amore, così deve fare il cristiano, con uno stile che non escluda nessuno dall'amore, dall'attenzione, anche nelle circostanze più banali della nostra vita. Il Papa ha parlato anche di inclusione in altri termini. Domani in Polonia si celebra la giornata di solidarietà per la Chiesa perseguitata. Dice il Papa: nessuno si
sia escluso dalla società per motivi di religione, razza, cultura. Ascoltiamo direttamente alcune sue riflessioni dalla sua voce e poi linea allo studio. Questo aspetto della misericordia, l'inclusione, si manifesta nello spalancare le braccia per accogliere senza escludere, senza classificare gli altri in base alle condizioni sociali, alla lingua, alla razza, alla cultura, alla religione. Davanti a noi c'è soltanto una persona da amare come l'ama Dio. Quello che trovo nel mio lavoro, nel mio quartiere, è una persona da amare come ama Dio. Ma questo è di quel paese, dell'altro paese, ha questa religione, un altro. È una persona che ama Dio e io devo amarla. Questo è includere, questa è l'inclusione. E a proposito di misericordia, ieri pomeriggio Francesco ha fatto visita a 7 famiglie formate da uomini che hanno lasciato nel corso degli anni il sacerdozio. Clara Iatosti. Ieri pomeriggio una nuova sorpresa. Il Papa, che ha voluto il Giubileo della Misericordia a Ponte di Nona, periferia est di Roma, incontra 7 famiglie. In un clima di fraternità tende la mano a uomini che hanno lasciato il sacerdozio. Nel corso di questi ultimi anni hanno formato una famiglia, compiuto una scelta spesso non condivisa dai loro confratelli sacerdoti e dai familiari. Tutti vivono a Roma, 4 sono stati parroci in città, uno è di Madrid, un altro viene dall'America Latina, l'ultimo è della Sicilia e la sua testimonianza è commossa. Qualcosa di puramente evangelico, perché è, diciamo, dovrebbero essere i peccatori che vanno incontro al Signore, invece è il Signore che viene incontro ai peccatori, proprio come dice la parabola, il padre che va incontro, Zaccheo oggi venga a casa sua. È l'ultimo dei venerdì della misericordia. Papa Francesco offre vicinanze ed affetto a chi, dopo anni dedicati al ministero sacerdotale, si è sentito solo, stanco, incompreso ed è entrato in crisi. Oggi, lasciato il presbiterio non senza dolore, questi uomini sono sposati ed il Papa li abbraccia, prega con loro un Ave Maria, benedice i loro bambini. Ma una notizia così non poteva passare sotto silenzio e la periferia romana si è animata per la visita dell'uomo della misericordia. Sotto casa mia si era sparsa la voce, si era radunata una certa folla, una cinquantina di persone, e qualcuno che mi conosceva dice: ah, ha fatto proprio una bella cosa, lei è proprio bravo. E gli ho detto: è perché non sono bravo che il Papa è venuto, perché se no non sarebbe venuto. Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti, dove Donald Trump, in un'intervista rilasciata alla CBS, smorza i toni usati durante la campagna elettorale su molti temi, anche riguardo alla riforma sanitaria del presidente Obama, ma intanto nel paese proseguono in alcune città le manifestazioni contro il neopresidente e a Portland è stato anche esploso un colpo di pistola. Vediamo il servizio di Antonio Soviero. C'è un Trump incendiario, quello della campagna elettorale vincente, e c'è un Trump pompiere. Nella prima intervista concessa al Wall Street Journal, con alle spalle la famiglia al completo, il neopresidente ammorbidisce toni e programmi. Per quanto riguarda l'Obamacare, ora il miliardario pensa di emendarla e di apprezzare 2 punti della riforma sanitaria voluta da Obama: l'obbligo per le assicurazioni di garantire protezione economica a tutti i pazienti, qualunque sia il loro stato di salute, e la possibilità per i genitori di estendere la copertura per i figli fino a 26 anni. Anche sulla Clinton, il neo inquilino della Casa Bianca lancia segnali di distensione. La commissione d'inchiesta sullo scandalo delle mail non è in cima ai miei pensieri. Le priorità, sottolinea, sono l'unità, i posti di lavoro, il controllo delle frontiere e la riforma delle tasse. Sul fronte economico, Trump annuncia una nuova deregulation, mentre sulla politica estera dice di aver ricevuto una bella lettera da Putin. Presto ci sarà una telefonata e riguardo al Medio Oriente la priorità non è cacciare il presidente siriano Assad, ma sconfiggere l'ISIS. Il tycoon sottoscrive un contratto con l'elettore americano da realizzare nei primi 100 giorni, 18 punti tra cui deportare 2 milioni di immigrati illegali criminali.
Intanto terza notte di proteste in diverse città del paese, con spari e oltre 200 arresti. Lo slogan è sempre lo stesso: Not my president, non è il mio presidente. Rientriamo in Italia per andare a Visto, nella zona rossa, dove per noi c'è Nicola Ferrante. In nottata ha nevicato, adesso piove. Buongiorno Nicola, quali sono le condizioni di fronte a questa situazione meteo per gli sfollati? Sì, buongiorno a te Leonardo. Allora intanto mi trovo a Visso, zona rossa, siamo riusciti ad entrare per la prima volta, ringraziamo le forze dell'ordine che qui presidiano naturalmente il territorio. Quanto al maltempo, c'è da dire che in questo momento a Visso c'è un grado, quindi fa molto freddo, ma è uscito il sole per fortuna, quindi ha smesso di piovere, la pioggia era diventata neve nelle prime ore del mattino e quindi faceva particolarmente freddo e quindi i disagi si amplificano naturalmente per gli sfollati. Visso, un paese del 1200 anime, ci sono soltanto io, le forze dell'ordine che presidiano. Io vorrei farvi vedere quello che resta di questo borgo che è stato colpito dal terremoto, distruzione, macerie un po' ovunque. Questa era la via principale e vorrei che Enrico, raggiungimi un attimo, perché Enrico è il proprietario di quello che resta di questa pasticceria, eccola qui, la vedete, è crollato praticamente tutto. Questo era il vostro punto vendita, vero Enrico? Questo caffè, questa pasticceria, vieni perché così facciamo vedere. Qui tu lavoravi, avevi la tua attività. Sì, l'attività era di famiglia, salve, e non solo pasticceria, gelateria e cioccolateria, tutto artigianale. È venuto giù il cinema, la facciata del cinema del comune di Visso. Noi abbiamo delle lesioni importanti dentro, anche se la struttura è rimasta in piedi per ora. Ricominciare è difficile, solo la parola, però ricominciare è difficile, però è l'obiettivo di questa popolazione, perché siamo gente di montagna che ama questi posti, ama queste pietre, ama questa città, e appena ci daranno la possibilità di continuare a lavorare qui saremo ben lieti di farlo. Il problema è, come avete visto, che non è uno scherzo. Cioè, non è uno scherzo, c'è no. Troppa distruzione intorno. Prima di chiudere, solo per dirvi che la terra, naturalmente in maniera lieve e più rara, continua a tremare. Questo è epicentro, stamattina 2.5. Da Visso, dalla zona rossa è tutto, linea allo studio a Roma. Grazie Nicola, buon lavoro, e voltiamo decisamente pagina nel telegiornale. Parliamo di educazione e misericordia, perché è il convegno, il tema del convegno che a Milano chiude l'anno giubilare dell'Università Cattolica. Vediamo allora com'è andata nel servizio di Luciano Piscaglia. Educati dalla misericordia, uno sguardo nuovo sull'umano. L'Università Cattolica ha dedicato 2 giorni alla riflessione sul percorso compiuto nel corso dell'anno giubilare. Un cammino culturale, didattico e spirituale voluto, come ha detto l'assistente ecclesiastico Monsignor Claudio Giulio Dori, perché soprattutto le nuove generazioni siano preparate ad affrontare le nuove sfide. Consapevoli, e questo è il tema sviluppato dal Cardinale Angelo Scola, che la misericordia è la forma dell'umano, è la dimensione fondamentale per comprendere e vivere anche il cambiamento d'epoca in atto, in cui vecchie e nuove povertà si intrecciano ai bisogni emergenti in ambito educativo. Consapevoli, come dice Papa Francesco, che educare è un rischio. È un rischio perché impone di farsi carico delle aspettative dei nostri studenti, impone di farsi carico anche delle difficoltà del contesto sociale ed economico. Il cammino giubilare ha messo a fuoco i nessi esistenti tra bisogni, solidarietà e lavoro accademico, documentati in Università Cattolica da opere ed esperienze concrete. Il compito che la Cattolica si dà da sé, che la Chiesa poi le riconosce, l'accompagna in tutto questo, è proprio la capacità di aiutarci a capire quanto importante sia per l'uomo di oggi vedersi accolto, vedersi curato, vedersi valorizzato. Quindi deve essere un impegno teso veramente al servizio delle persone, al servizio soprattutto di coloro i quali non hanno voce, non contano. Nell'udienza di questa mattina Francesco ha proposto ai giovani la figura di San Martino di Tours. Vediamo chi era questo grande santo nel servizio di Luigi Ferraiolo.
È il santo della misericordia e della condivisione. È San Martino di Tours che divise il suo mantello per proteggere dal freddo un mendicante che si rivelò poi lo stesso Gesù. In sogno, quella notte, fu lo stesso Cristo a mostrarsi a Martino, che all'indomani decise di battezzarsi. Il suo 17° centenario si celebra proprio nell'anno del Giubileo della Misericordia, come ha ricordato questa mattina Papa Francesco. Ieri abbiamo ricordato San Martino di Tours, patrono dei mendicanti, di cui quest'anno ricorre il 17° centenario della nascita. Il suo esempio susciti in voi, cari giovani, il desiderio di compiere i gesti di concreta solidarietà. Martino nacque nel 316 in Ungheria. I suoi festeggiamenti, cominciati lo scorso anno, tra cui un lungo pellegrinaggio per unire l'Europa, da Szombathely in Ungheria, dove nacque, a Caen-Saint-Martin, dove morì in Francia, passando per Pavia, Milano e le Alpi, termineranno domani in Francia a Tours, la città dove divenne anche vescovo. Il gesto di misericordia di San Martino, allora ufficiale dell'esercito imperiale romano, avvenne ad Amiens, in Francia, e le cronache ricordano che appena il mendicante seminudo ricevette un lembo del mantello, il maltempo si calmò e la temperatura divenne più mite, tanto che da allora il bel tempo, che spesso si verifica intorno all'11 novembre, viene chiamato estate di San Martino. L'antica tradizione dell'estate esiste anche nella cultura iberica e francese. Nei paesi slavi, tra cui la Russia, è chiamata Babeleto, mentre in quelli anglosassoni viene chiamata Indian Summer, estate indiana. TG termina qui, non perdetevi questa sera alle 22.45 lo speciale referendum condotto da Donatello Vaccarelli per capire le vere ragioni del sì e del no in vista dell'appuntamento elettorale del 4 dicembre prossimo. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona giornata.